Un ragazzo, una mente fuori dal comune, pochissima esperienza nell'ambito della programmazione, ma una voglia incredibile di creare, che darà vita a uno dei sviluppatori indie più affascinanti e inquietanti di sempre. Nell'infinito panorama videoludico indie, in mezzo alle numerose chicche e trashate che i vari store possono offrire, può capitare di trovare delle piccole gemme grezze, fatte da sviluppatori con tantissimo potenziale. Un esempio è Space Funeral, piccolo capolavoro di Decatamitis, a cui ho anche dedicato un video in precedenza, o anche altri titoli incredibili come Fatum Betula. Molti videogiochi indie, vuoi per mancanza di tempo, soldi oppure abilità, tendono a fare della trama e dell'atmosfera il loro elemento principale. Molti sviluppatori tendono ad adottare questa filosofia. Io stesso, durante la mia partecipazione a una game jam, mi trovai costretto a sacrificare il lato del gameplay in favore dell'ambientazione. Non perché non avessi le idee chiare in testa su come volessi il mio gioco, ma perché semplicemente non avevo e non ho tuttora né le abilità né il tempo per costruire da zero un gameplay tramite codice. Per questo adoro e invidio tantissimo gli sviluppatori che sembrano avere quel dono, quella scintilla che manda avanti il loro cervello e gli permette di sfornare continuamente piccole gemme. Un esempio che posso fare è lo sviluppatore Rafael della 616 Games, che ho avuto il piacere di conoscere attraverso le live horror mania del buon Yotobi. Guardiamo i giochi di Rafael. Da un punto di vista tecnico sono terribili, pieni di bug, anche fastidiosi, ma da un punto di vista puramente estetico e atmosferico sono incredibili. Lo stile PS1, sporco e grezzo, che si rifà ai film horror anni 80, dona ai titoli della 616 Games quel... aria misteriosa che te li fa amare e apprezzare nonostante i loro difetti tecnici. Ed è proprio su questo elemento su cui si basa il video di oggi. Uno sviluppatore a cui sono particolarmente affezionato, di nome Scammed, è un ragazzo americano con la passione per l'horror. Non l'horror slasher e sanguinario degli anni 80, no, un horror più profondo, oscuro, che rientra quasi nella categoria del lovecraftiano e del body horror. Questi titoli non sono granché da un punto di vista tecnico, ve lo posso garantire, ne ho giocati un bel po' al day one, ma hanno tutti un elemento che li contraddistingue dal resto dei titoli indie che popolano il mercato. I giochi di Scammed hanno personalità. Con il video di oggi voglio fare una bella overview sulle opere e le ispirazioni di quest'artista, facendovi vedere quanto spesso e volentieri l'originalità possa vincere sul puro lato tecnico di un videogioco. Questo è Scammed. Ok, perché non iniziare questa avventura con un bellissimo strike al canale? Questo, ragazzi, è Hellwomb. Da quello che sappiamo è il primo gioco pubblicato da Scammed, fatto per la E1M1 Game Jam. La E1M1 è una piccola competizione nata sul sito Itch.io che sprona i partecipanti a creare videogiochi che utilizzino lo stile grafico di Wolfenstein 3D attraverso l'ausilio di un motore grafico chiamato Raycasting Game Maker. C'è poco da dire, ragazzi. Il titolo prende larga ispirazione da Lovecraft e Giger. Questo immaginario horror così tentacolare e erotico crea un'atmosfera che, nonostante il limitatissimo engine utilizzato, fa venire i brividi. In Hellwomb i giocatori dovranno farsi strada attraverso 5 labirintici livelli, uccidendo nemici e raggiungendo l'uscita. Hellwomb venne creato in sole 48 ore e alla sua uscita ottenne un discreto successo. Scammed, una volta finita la jam, si rimboccò le maniche e decise di iniziare un nuovo progetto, molto più lungo e complesso del precedente. Il suo nuovo titolo sarà il suo pass dorato che lo farà uscire dall'underground e che gli permetterà di ottenere successo nel mainstream. Per capire il motivo di questo successo, però, dobbiamo spostarci in una community molto particolare, che ho anche descritto con affetto in un mio vecchio video, la community di Doom. Doom, il videogioco più amato e moddato della storia. Il suo sito di riferimento per la community, Doom World, è il paradiso per gli amanti del titolo di casa ID Software. Tra mappe, intere conversioni fatte ad hoc e motori grafici creati da zero in suo onore, Doom è uno di quei videogiochi che ha l'onore di poter essere definito immortale. Scammed ama Doom,
Dopotutto, se non lo avesse amato, non avrebbe mai partecipato alla E1M1 Game Jam e creato Hellwomb. Lui voleva fare qualcosa, qualcosa di unico, nel suo stile. Un semplice passion project tributo per uno dei suoi videogiochi preferiti. Per farlo però aveva bisogno di più cavalli nel suo motore. E GZ Doom, l'engine creato da Graf Zahl, era proprio ciò che gli serviva per creare il suo piccolo lovecraftiano tributo a Doom. E fu così che con l'ausilio di GZ Doom e Slade 3, un editor di file per Doom, Scummed creò e pubblicò su Doom World il 13 dicembre del 2019 Shrine. Shrine era molto più grande di Hellwomb, una vera e propria mini campagna di Doom ma corrotta dall'estetica malata di Giger. Un FPS old school con 16 livelli contenenti un'ambientazione da incubo, un design dei mostri e delle armi incredibile e una vibe horror che non si era mai vista prima nella community. Tutto questo rese Shrine un vero piccolo fenomeno della community. La Total Conversion di Scummed ricevette numerosi elogi, sia da youtubers che da vere e proprie testate giornalistiche online. Il successo di questa piccola gemma fu abbastanza grande da generare un sequel, Shrine 2, pubblicato un anno dopo, il 27 giugno del 2020. Shrine 2 fu un bel successo. Il gameplay, grazie anche all'aiuto dello sviluppatore Mango, venne bilanciato e reso più divertente. Vennero aggiunte anche nuove armi, nuovi nemici e ovviamente nuovi livelli. Ovviamente l'atmosfera gigeriana creata da Scummed rimaneva il punto di forza della Total Conversion. I due titoli non hanno una trama. In Shrine impersoniamo Tusk, una strana creatura arcana che vuole distruggere le altre entità che popolano il suo mondo da incubo per... non si sa quale motivo. Beh, alla fine il titolo è una Total Conversion per Doom, e se dobbiamo seguire la filosofia di uno dei creatori originali, John Carmack, la scelta del non avere una trama è più che comprensibile. I due Shrine divennero un piccolo fenomeno di culto, abbastanza grande da spronare i due sviluppatori a rilasciare su Steam una versione stand-alone dei due titoli, in maniera completamente gratuita. Forte della positività e del supporto da parte della community, Scummed iniziò a lavorare a un suo piccolo passion project, che lo avrebbe aiutato ad espandere ancora di più la sua creatività. Sempre GZ Doom, sempre FPS. Questa volta fu il turno di Lycanthorn. Lycanthorn è un titolo molto particolare. Questo bellissimo FPS, rilasciato ad ottobre del 2020, nonostante l'engine utilizzato, aveva pochi elementi in comune con Doom. Si avvicinava di più a Castlevania, la bellissima saga di videogiochi creata da Koji Igarashi e da Konami. Lycanthorn è molto più goth di Shrine. I nemici mostruosi rimangono, certo, ma le ambientazioni sono molto più realistiche e meno da incubo. Lycanthorn è ambientato nell'inquietante terra di Morvania, una landa infestata dall'oscuro signore Nosferatu. La protagonista è una lupa antropomorfa di nome Rain. Ella è una cacciatrice di vampiri, con il sangue di un lupo mannaro. Il suo obiettivo è sconfiggere Nosferatu e la sua consorte, Carmilla, per riportare la pace a Morvania. Trama abbastanza semplice per un po' di azione, non credete? Se pensate che questa singolare scelta di design possa in qualche modo rovinare l'atmosfera di Scummed, vi sbagliate di grosso. Lycanthorn, nonostante le sue vibes alla Castlevania, è un titolo validissimo, con una direzione artistica ottima e un gameplay semplice e non troppo punitivo. La piccola avventura gotica della lupa Rain ottenne un discreto successo, cosa che permise a Scummed di sviluppare un sequel. Lycanthorn 2, Reign of Beast, fu un vero e proprio salto di qualità. Niente più livelli. Stavolta l'isola di Morvania era una vera e propria mappa open world interamente esplorabile, con dungeon e nemici da uccidere. Rain non era più la sola protagonista del titolo. Adesso poteva contare sull'aiuto di Cervantes, Cricket e Wrath, tre personaggi, ognuno con il suo gameplay unico. La trama è sempre la stessa e la vibe alla Castlevania rimane. Un bel titolo, tranquillamente completabile in qualche oretta di gioco. Alla fine dello sviluppo di Lycanthorn 2, Scummed, pazzo com'è, aveva già in mente un'idea per il suo prossimo gioco,
questa volta toccava fare un passo indietro. Si tornava alle radici horror. Un bel FPS fatto su GZ Doom con elementi Metroidvania e un'atmosfera da incubo. E fu così che il 30 luglio del 2021 uscì Vomitorium. Vomitorium è l'unione perfetta tra Shine e Lycanthorn, un bellissimo e inquietantissimo FPS ispirato ai dipinti dell'artista Zdzisław Beksiński. Beksiński fu un pittore e scultore polacco che nel corso della sua vita conquistò il mondo con le sue opere macabre e innovative. Foto che ritraggono donne e uomini bendati con il viso deturpato, bambole mutilate, sculture trapassate da fil di ferro e dipinti gotici da incubo resero quest'artista abbastanza popolare nel mondo dell'arte, soprattutto in Giappone e in America. Vomitorium, come dicevo prima, è largamente ispirato ai dipinti e dall'atmosfera di Beksiński. In questo titolo abbiamo finalmente una trama, semplice, per carità, ma molto più elaborata rispetto ai giochi precedenti. In Vomitorium impersoniamo un Nephilim, un recipiente nato dalle ceneri cosmiche e dalle anime intrappolate all'interno delle tombe. Il Nephilim si ritrova in un mondo infestato da una piaga inspiegabile, una nebbia fittissima che divora lentamente gli abitanti del luogo, li trasforma in creature orribili e mutate. Il Nephilim è una creatura nata appositamente per resistere alla nebbia e in quanto tale il suo obiettivo è esplorare questo mondo divorato per recuperare armi e strumenti in grado di debellare per sempre la terribile piaga della nebbia e far rifiorire nuovamente la vita. Già meglio, dai. Nonostante l'incredibile impegno da parte di Scamhead e le recensioni tutto sommato favorevoli, il gioco al lancio venne funestato dai bug. GZ Doom, l'engine su cui girava Vomitorium, iniziava a dare i suoi primi colpetti di tosse. La mappa, incredibilmente grande e piena di elementi 3D del titolo, era un po' troppo per l'engine, che si lasciava spesso e volentieri andare a piccoli stuttering o a veri e propri crash del gioco. Nonostante tutto, anche Vomitorium ottenne un discreto successo. Non lo stesso di Shrine, ma accettabile. A quel punto avvenne una specie di rottura. Scamhead era stanco di lavorare ad FPS e stanco di utilizzare GZ Doom. Voleva qualcosa di più. Aveva bisogno di sbizzarrirsi con la fantasia e liberare la sua creatività in contesti diversi da quelli di GZ Doom. Lo sviluppatore aveva già in cantiere un nuovo progetto, Super Lycanthorn 3, sequel di Lycanthorn 2, anch'esso un FPS. Arrivato a un certo punto dello sviluppo, però, Scamhead decise che era ora di smetterla momentaneamente con gli FPS e abbandonò Super Lycanthorn 3, lasciandolo incompleto. L'unica testimonianza che abbiamo di questo progetto sono alcune live e video trailer presenti sul canale YouTube ufficiale dello sviluppatore. A quel punto, Scamhead abbandonò completamente GZ Doom. Ripartì da zero, con un nuovo engine e una nuova categoria di titoli, che per quanto possano sembrare rotti a livello tecnico, riassumono in maniera perfetta la vena creativa dello sviluppatore. Il primo gioco post-GZ Doom dello sviluppatore fu Moonlow. Moonlow fu il primo vero esperimento di Scamhead, al di fuori del genere FPS. Sviluppato interamente in Pixel Game Maker MV, il titolo, stando alle stesse parole dello sviluppatore, è un mini-micro Metroidvania, fortemente ispirato a Metroid e completabile in meno di un'oretta, con boss, upgrade e perfino un finale segreto. La trama di Moonlow ruota intorno alla figura della Luna, che nel mondo di gioco è stata infettata da una malattia che la sta piano piano divorando. Anche qui iniziate a notare dei pattern. Nulla, nemmeno l'intervento dei militari della Terra è riuscito a fermare l'avanzata della malattia. Finché un giorno un giovane cavaliere, guardando il cielo, decise di diventare la legge della Luna e sconfiggere una volta per tutte il male. Una storia un po' sciocca, se vogliamo dirla tutta, ma ehi, cosa possiamo aspettarci da un titolo che dura meno di un'ora? Il titolo passò praticamente in sordina. I pochi che lo giocarono lo definivano un grazioso tributo alla leggendaria saga di Nintendo, ma nulla di più.
aveva qualche problemino qua e là, hitbox dei nemici minuscole, qualche problema nella gestione della schermata di game over e la difficoltà mal gestita. Tutto sommato fu un esperimento con il nuovo engine, per di più distribuito in maniera gratuita, per cui non possiamo prendercela più di tanto. Dopo l'uscita del gioco, ScamMed si mise subito al lavoro sul suo secondo titolo fatto in Pixel Game Maker MV, un po' più ambizioso del precedente titolo, Dark Xanadon. Qui si toccano tasti dolenti. Dark Xanadon fu una piccola lettera d'amore a due videogiochi molto particolari. Il primo è Zelda 2, The Adventure of Link. Il secondo invece è Faxanadu, gioco RPG a scorrimento rilasciato per NES nel 1987 dalla Hudson Soft e dalla Nihon Falcom. Ricordo molto bene il Day One di Dark Xanadon. Fui uno dei primi ad acquistarlo a poche ore dall'uscita su Steam. Il gioco, al momento della sua uscita, costava 4,99€. Non tantissimo per un gioco indie, ma per uno sviluppatore di nicchia come ScamMed era un po' un atto di fiducia. Lo acquistai e iniziai a giocare. E ragazzi, è tremendo da dire, ma bisogna essere obiettivi. Dark Xanadon è un prodotto grezzo, fatto con ingenuità, con svariati problemi qua e là. Ricordo che al Day One il protagonista per salire le scale doveva saltarci sopra. Fidatevi, era un parto da un punto di vista di gameplay. Fortunatamente questa cosa venne poi risolta con una patch lampo. Io stesso fui il primo a scoprire un bug che faceva bagnoppare il personaggio. Tralasciando tutti i suoi gravi problemi, Dark Xanadon a livello artistico è un piccolo gioiellino. Un vero e proprio tributo all'epoca dei side-scrolling per NES. Il semplice fatto di cambiare armatura, arma o scudo dimostra una cura per i dettagli non indifferente. La trama di Dark Xanadon è la classica storia dark fantasy dove i demoni risorgono dall'oscurità e tentano di distruggere il mondo. Anche se ha una piccola svolta lovecraftiana molto interessante. Le ossa di Dark Xanadon poi sono bellissime. Sarà che è un piccolo bias per la chiptune, ma quando dopo aver sconfitto un boss, sali le scale, arrivi in cima e ti ritrovi all'interno di una chiesa, con il cielo nero come la pece e delle malinconiche nuvole rosa sullo sfondo, e senti questa host, non può non venirti un piccolo sussulto. Dark Xanadon fu un altro esperimento, con tante idee interessanti che sfortunatamente a causa dei bug, della pessima esecuzione e del prezzo iniziale venne un po' sotterrato dalla community. Adesso il gioco sta a 99 centesimi su Steam. Volete un consiglio? Se non vi dà fastidio qualche bug o glitch, giocatelo. Ha i suoi difetti, per carità, ma anche nel suo stato attuale secondo me merita un po' di amore. Dark Xanadon fu un flop. È vero, ma se pensate che il fallimento del titolo avesse in qualche modo intaccato la creatività di ScamMed, vi sbagliate di grosso. Dopo l'uscita del titolo, infatti, lo sviluppatore si prese un po' di tempo, sia per recuperare le energie, sia per prendere confidenza con il nuovo engine che stava utilizzando. 5 mesi dopo, il 18 luglio del 2022, ScamMed prese tutti di sorpresa, pubblicando a mio parere uno dei suoi giochi più belli di sempre, una storia di moralità, ambizione e esoterismo. L'Hoplite. Interamente sviluppato in Pixel Game Maker MV, L'Hoplite è un vero e proprio diamantino nel panorama dei videogiochi indie. C'è veramente tanto di cui parlare, ma mi limiterò a descrivere i dettagli più importanti. Partiamo dal fatto che L'Hoplite è un twin stick shooter 2D. Sì, avete capito bene, non è un FPS, non è un side-scrolling platform, è un semplice e puro twin stick shooter. Tralasciando lo stile grafico di ScamMed, come sempre, incredibile, cosa ha di così particolare L'Hoplite?
la storia. Per la prima volta, anche se in maniera un po' ingenua, Scammed decide di raccontarci una storia vera, con veri e propri dialoghi e scene animate. In Loplight impersoniamo Edda, una coniglietta antropomorfa che si ritrova persa in un mondo morente di cui lei non conosce nulla. Questo mondo in rovina e i suoi malinconici personaggi sono ispirati dall'ermetismo. L'ermetismo è una corrente filosofica nata al tempo degli antichi greci che tenta di descrivere il rapporto tra uomo e Dio e il continuo tentativo del primo di avvicinarsi al secondo. Secondo questa filosofia, l'uomo non può, per natura, cogliere l'essenza divina di Dio, ma può tentare di avvicinarsi ad esso elevando il proprio stato di coscienza tramite un processo chiamato gnosi. La gnosi è una forma speciale di conoscenza religiosa che viene acquisita non tramite terze parti, libri, sermoni e così via, ma attraverso un accesso diretto al divino. Grazie alla gnosi, quindi, l'essere umano può elevarsi a uno stato uguale o simile alla divinità, che gli permetterà di acquisire facoltà spirituali superiori e far ritornare la propria anima al suo creatore. Un altro metodo attraverso il quale l'uomo può avvicinarsi a Dio, anche se in maniera indiretta, è attraverso la vestigia, degli elementi naturali lasciati da Dio stesso che possiedono qualità e simbolismi occulti. Un esempio famoso è l'accostamento del pianeta Marte all'omonimo dio della guerra delle credenze romane. Loplight è esattamente questo. Il titolo di Scammed racconta, attraverso i suoi personaggi e le sue ambientazioni da incubo, proprio la filosofia ermetica, mettendo in gioco un elemento molto particolare: la moralità delle azioni. I personaggi di Loplight, dai protagonisti ai boss, tentano in tutti i modi di elevarsi a uno status divino. Così facendo però distruggono tutto ciò che hanno intorno, lasciando solo morte e disperazione intorno a loro. Alcuni personaggi non vengono turbati minimamente da questa cosa, altri invece vengono completamente distrutti mentalmente dalla brutalità delle loro azioni. E in pieno stile lovecraftiano vengono deturpati da quel mondo malvagio e resi delle bestie assetate di sangue e potere. Da un lato artistico, questo gioco brilla di una luce incredibile. Il mondo in rovina di Loplight viene mostrato in tutta la sua crudezza, con una bellissima pixel art che mette in mostra tutto il male che dovremmo affrontare. Con una bellissima host, questa volta interamente composta da Scammed. Boss da incubo, bellissime citazioni a film e videogiochi come ad esempio Final Fantasy VI, e un finale pesantissimo, Loplight ci regala una delle esperienze videoludiche più strane e belle degli ultimi anni. E ragazzi, sarò sincero, il finale di questo gioco è una pugnalata durissima al cuore. Se riuscirete ad arrivare alla fine di questo titolo e a scoprire la storia di Edda e Jacob, penso che una lacrimuccia di dolore non ve la toglierà nessuno. Sfortunatamente Loplight passò quasi in sordina nella comunità mainstream, nonostante le ottime recensioni. È un vero peccato. Giocateci se potete, ragazzi. Lo trovate sia su Steam che su Switch. Non ve ne pentirete. Dopo l'uscita di Loplight, Scammed si mise al lavoro su ben due progetti. Il primo era un platform 2D di nome Octonata. Il secondo, un JRPG fatto con RPG Maker 2003 di nome Franzen. A un certo punto però il concept originale di Octonata venne cestinato e riproposto sotto forma di un Metroidvania survival horror, ispirato da videogiochi come Resident Evil 4. E fu così che il 14 febbraio del 2023 venne pubblicato Angel's Gear. Angel's Gear è un ottimo esperimento, si nota fin da subito la cura nei dettagli, sia nelle animazioni sia nel world building. La trama ritorna a essere un po' basic. Due fratelli creano un'arma di distruzione di massa di nome Gear durante una guerra e l'attivano. La macchina inizia a prendere vita, divorando ed espandendosi prima per tutto il mondo, poi per l'intero universo. In mezzo a tutto questo casino, noi siamo un semplice soldato e dobbiamo affrontare le orde da incubo del Gear per aggiustare il tutto.
Il gameplay ci mostra un Metroidvania molto più pesante e tattico del solito. Il nostro personaggio morirà con un colpo solo e, in base al nemico che ci ritroveremo davanti, avrà un'animazione di morte unica. Angel's Gear venne ricevuto in maniera favorevole dai giocatori. Il secondo progetto di Scammed invece, Franzen, venne rilasciato in maniera completamente gratuita su Steam il 14 settembre del 2023. Qui si nota lo sforzo incredibile per costruire un ottimo world building e un'ottima storia. In Franzen impersoniamo Franz e Lefsa, due creature sposate che si ritrovano loro malgrado coinvolti nella crescita di un evento maligno conosciuto come l'Urlo. Una terribile catastrofe che distrusse le menti degli abitanti, trasformandoli in demoni orribili. Franz e Lefsa sanno che l'Urlo si sta nuovamente espandendo e sarà il loro compito quello di riportare la verità. Attraverso la violenza militare, villaggi e città in piena povertà, intrighi politici e l'ascesa dei demoni, Franz e Lefsa dovranno fare tutto ciò che è il loro potere per salvare il mondo. Il gioco ricevette ottime recensioni dai fan, che apprezzavano l'ottima storia, lo stile grafico ormai immortale di Scammed, l'immenso tributo al gioco Final Fantasy VI e le host. E qui, se tralasciamo un bellissimo tributo fatto ad Halloween in 2D di Lycanthorn, finisce il tour dei videogiochi di Scammed. La cosa che amo dei videogiochi non è tanto il fattore tecnico. Quello con un po' di olio di gomito può essere raggiunto da tutti. Per me conta il fattore anima. Mi spiego meglio. Sarò un po' odiato per questa mia opinione, ma io penso che l'arte in un videogioco sia più importante del tecnicismo. Per quanto apprezzi molti titoli che da un punto di vista tecnico sono spettacolari, mi ritrovo spesso ammaliato dalla cura e dall'amore che un ottimo prodotto artistico può offrire. Nonostante alcuni errori qui e là, Scammed è uno di quei sviluppatori che apprezzo per la capacità che ha di portare la sua visione unica all'interno del panorama indie. Per carità, nessun odio nei confronti delle persone che amano programmare e basta, ma io sono del parere che un gioco bello da un punto di vista puramente artistico e umano sia mille volte meglio di un gioco con un bel gameplay e basta. Certo, sarebbe meglio se il gioco in questione avesse sia l'arte che il tecnicismo, ma se dovessi un giorno rispondere alla domanda a quale team appartieni, io risponderei sempre team arte. Scammed è uno sviluppatore incredibile. Una specie di genio che nonostante le difficoltà riesce sempre a cacciare fuori qualcosa in grado di stupire tutti. Ed è un vero peccato che le persone si ricordino di lui solo per Shrine. Adesso nel 2024 Scammed è ancora lì. Sta lavorando a un nuovo gioco, un FPS old school in collaborazione con altri artisti e sviluppatori. Un vero e proprio ritorno alle origini. Il nuovo gioco si chiamerà Morta. E non vedo l'ora di giocarlo e vedere la nuova folle idea che questo sviluppatore unico farà uscire dal suo cilindro. Vai Scammed, distruggi tutto, come sempre.